Buongiorno, e bentrovati Dentro la Notizia, la nostra rassegna stampa di tutti i giorni e come sempre vedremo naturalmente quali sono gli argomenti principali sui quotidiani eh, in edicola questa mattina. Molta politica naturalmente dopo quest'ultima presa di posizione da parte eh, di eh, sette consiglieri di maggioranza eh, che hanno dato una sorta di out-out praticamente al sindaco Tidei tutto questo dopo che Pier Federici ieri ha presentato appunto al Presidente del Consiglio Comunale eh, la, uh, la sua richiesta di eh, diventare appunto il capogruppo del Partito Socialista Italiano e quindi di entrare direttamente in maggioranza cosa che non è piaciuta affatto ai uh, sette consiglieri che avevano già contestato questa, uh, questo ingresso diciamo, nel PSI e quindi in maggioranza di Pier Federici eh, che invece ieri appunto è stato formalizzato e allora uh, c'è stata questa presa di posizione mh, di uh, Sell più altri due consiglieri del Partito Democratico e più un consigliere della lista Tidei. Uh, Vediamo allora i titoli uh, dei giornali con la provincia che uh, titola appunto su il caso Pier Federici, ormai così è stato ribattezzato da tutti i giornali, bloccheremo i lavori dell'amministrazione, questo è il titolo, il caso Pier Federici, appunto, la protesta di Magliani, Guerrini, Di Gennaro e del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà. I sette consiglieri eh, dicono che il PSI deve andare fuori dalla maggioranza e Tidei intanto replica, non accetto ultimatum questo è quanto dice appunto il sindaco vediamo il titolo anche nella pagina interna eh, pronti a paralizzare i lavori dell'amministrazione caso Pier Federici, Magliani Guerrini di Gennaro il gruppo di SEL contro l'ingresso dell'ex assessore in maggioranza in alternativa bisognerebbe eh, mettere mh, alla, poltrona, all eh, alla porta l'intero all partito socialista italiano il primo cittadino dice non accetto ultimatum questo appunto è quanto scrive il eh, quotidiano yeah <laughs> il quotidiano oh, la provincia. Vediamo invece il messaggero che titola eh, proprio su questo out-out eh, o noi o il PSI Tidei scelga questo è il titolo ultimatum di di Gennaro Guerrini e Magliani, maggioranza sull'orlo della crisi, la replica del sindaco Beghe di poco conto, questa coalizione andrà avanti fino alla fine, questo è quanto scrive appunto il messaggero su questo argomento oh, sul quale come dicevamo ieri c'è stata la conferenza stampa da parte di Sinistra Ecologia e Libertà e eh, naturalmente insieme anche ai consiglieri i tre medici praticamente di Gennaro Guerrini e Magliani eh, che hanno appunto ribadito la propria eh, posizione. Sentiamo le interviste realizzate dalla nostra Sonia Bertino Abbiamo avuto questa notizia durante i lavori della conferenza dei capigruppo il che ci ha colto un po' di sorpresa perché noi auspicavamo che dopo il fine settimana fosse arrivata magari una riflessione atta a rimettere le cose nel loro, nella loro giust, nel loro giusto alveo. Invece così non è stato. Quindi ci ritroviamo ancora una volta a chiedere, stavolta a chiederlo fermamente al sindaco, visto che ormai è lui l'unico depositario di quella che è la soluzione a questo problema, perché del resto è lui che insieme a noi partecipanti alle primarie... Eh, del centro-sinistra ha sottoscritto, ha firmato il famoso codice etico che oggi è l'oggetto della contesa. Quindi noi chiediamo al sindaco di eh, chiedere che il passaggio di Pier Federici al Partito Socialista venga annullato perché non è consono a quanto alle regole del gioco che ci eravamo dati fin dall'inizio. Questo chiaramente lo facciamo anche per evitare perché questa cosa avvenga, potrebbe avvenire anche per altri. Intanto non c'è nulla di personale chiaramente nei confronti di Federici e soprattutto nei confronti del Partito Socialista, però questo è un vulnus che va rimosso. Va rimosso e noi ormai siamo assolutamente, visto come sono messe le cose, fermi, altrimenti mettiamo tutti in, tutto in stand-by e aspettiamo la decisione che prenderà il sindaco. Io sono perfettamente d'accordo, come ho già detto. Con quello che il coordinatore del PD ha, ha scritto recentemente, ossia questa maggioranza non ha bisogno di rinforzi. Questa è una maggioranza stretta intorno al suo sindaco, eh, insieme al quale pochi giorni fa in una riunione ha portato a dama importanti provvedimenti, quali i talcementi, le terme, il social housing, a testimonianza di un lavoro importante fatto insieme nel rispetto dei ruoli. Eh, le forzature, più di una, fatte dal Partito Socialista sono veramente inaccettabili. Io credo che abbiano messo in seria difficoltà il sindaco, che mi ha più volte dichiarato di non essere stato informato, se non nelle ore precedenti, la presentazione del consigliere Pier Federici, e ben sapendo, credo, le conseguenze che ci sarebbero state. Noi abbiamo fatto una questione proprio di principio, fin dall'inizio: non si può cambiare, per proprio in senso metaforico, non si può cambiare campo di gioco in partita, non è possibile. Eh, dice Di Gennaro che il sindaco non lo sapeva, non è meglio così, perché è il sindaco stesso che può dirimere immediatamente, seduta stante, la questione. Il sì, sindaco non lo sapeva, vorrà dire che annulla questo provvedimento, questo desiderio da parte di Pier Federici di far parte della maggioranza e lo relega nello spazio del gruppo misto e tutto ritorna in equilibrio come prima. Però è, se, questo deve essere, non ci possono essere alternative, non è ammissibile che una persona del centro-destra venga a far parte della maggioranza e ne va di un rapporto di chiarezza, di realtà e di fiducia con i nostri elettori. Queste dunque le posizioni di Guerrini, di Gennaro e Luciani eh, in merito a tutta questa vicenda politica di cui eh, sicuramente anche oggi si parlerà molto. Per ora però cambiamo argomento, andiamo a vedere quelli che sono oh, gli altri titoli. Restiamo sulla pagina del Messaggero per andare a vedere ehm, questo titolo sul, sul, problema, uh, sul problema casa, emergenza abitativa, tre operazioni per risollevarla. Questo appunto il eh, titolo e quanto annuncio. L'amministrazione eh, comunale su questo, eh, su questo argomento. Eh, mentre mh, per quel che riguarda un altro titolo, troviamo questo a centro pagina con eh, l'arrivo di 38 nuovi eh, netturbini eh, per eh, tenere più pulite le strade. Questo è quanto anche qui ha annunciato l'amministrazione comunale. 16 sono di città pulite e finora sono stati impiegati negli uffici. Questo è quanto scrive appunto il messaggero un titolo che troviamo anche sulla pagina del quotidiano eh, del quotidiano La Provincia eh, ovvero l'impiego per 22 giovani eh, disagiati tirocinio formativo oh, soddisfatto eh, Leopardo questo il titolo appunto scelto dalla, dal quotidiano La Provincia vediamolo anche nella pagina interna eh, tirocinio formativo per giovani eh, disagiati questo è quanto scrive il quotidiano la provincia, l'iniziativa curata dall'assessorato ai servizi sociali, tre mesi di impiego nei lavori di pulizia della città, Enrico Leopardo dice che saranno selezionate 22 persone, l'obiettivo è quello di rendere vivibili alcune zone periferiche di Civitavecchia. Ma su questo argomento ieri appunto lo stesso assessore Leopardo ha tenuto una conferenza stampa per annunciare appunto questo impiego di questi giovani nella pulizia. Della città per noi c'era Sonia Bertino che lo ha intervistato. Vediamo grandissimo sforzo da parte dell'amministrazione per continuare a pulire la città, ma le discariche abusive continuano a ricomparire in vano. Io dico abbiamo una minoranza sicuramente di civili avecchesi ma che sono maleducati ed incivili, perché noi via Tirso, Bandita delle Mortelle, zona industriale, la puliamo quasi tutte le settimane ed ogni settimana troviamo tonnellate di rifiuti da letti a armadi, a materassi, a frigoriferi e a lavatrici. Questa è una cosa vergognosa, incivile che io attribuisco a quei cittadini irresponsabili e maleducati che non trovano riscontro in nessuna città d'Italia, figuriamoci d'Europa, se una cosa del genere successa in Germania o in Inghilterra. Dico, nonostante tutto, noi abbiamo messo in moto una squadra di quasi 20 persone che oggi andranno a pulire la città, che si aggiungono a quei tanti che già la città la puliscono e che sicuramente daranno un contributo a mantenerla pulita. Però una cosa lo dico con grande chiarezza. Noi ogni sforzo e e mettiamo risorse economiche e finanziarie per risolvere questo problema. Però io credo che questi sforzi se non avranno poi dall'altra parte un minimo di autoresponsabilizzazione finiranno per non valere niente. Allora avremmo buttato dei soldi, è vero che questi soldi li daremo come borse di lavoro a cittadini indigenti che hanno difficoltà economiche. Però è altrettanto vero che almeno a queste borse di lavoro dovrebbe corrispondere una città più pulita che sarà. Ma sarà più pulita soltanto se contribuiranno i civai chiesi a mantenerla pulita, se no dopo che è pulita il giorno dopo si sporca, ovviamente questo non vale niente sarà stata una fatica inutile. E soldi, questa dunque è la posizione del sindaco Tidei. Appunto al microfono della nostra Sonia Bertino eh, c'era il sindaco, non come erroneamente vi avevo preannunciato l'assessore eh, Leopardo. Mm, andiamo a vedere a proposito però sempre di eh, pulizia eh, anche eh, quest'altra notizia perché ricorderete l'altro giorno c'era stata la polemica eh, dei residenti del, ehm, delle casette di legno che si erano lamentati della presenza di topi. E allora, Arriva subito l'intervento contro i ratti, lo assicura l'assessore Brusciotti appunto, sulle casette di legno. Vediamo il titolo anche nella pagina eh, interna, eccolo qua, disinfestazione alle casette di legno, questo è il titolo, lo assicura la Brusciotti. Ma eh, anche su questo vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Il problema dei topi alle casette di legno, comunica l'assessore all all'ambiente Silvia Brusciotti, è stato tra le emergenze che ho affrontato in maniera tempestiva sin dall'inizio del mio insediamento. Circa un mese fa mi sono occupata della delicata questione e, al fine di trovare subito una soluzione ed aiutare gli abitanti, ho avvisato la società che si occupa di disinfestare aree con queste problematiche per fare un'opera di derettizzazione. Il villaggio della solidarietà di San Liborio, prosegue la Brusciotti, è stato costruito in una zona di campagna e per questo può capitare di vedere dei topi, ovviamente ciò non significa che la loro presenza sia legittima e ben tollerata dai residenti. L'assessore fa inoltre presente che al momento sono aperti dei cantieri nella zona e l'opera di movimento delle fondamenta e della stessa terra va sicuramente ad infastidire e a smuovere i topi presenti nell'entroterra. Ben consapevoli del disagio, aggiunge ancora la Brusciotti, con il mio ufficio stiamo facendo tutto il possibile per mettere a posto le cose. E fa inoltre sapere che ha disposto un sopralluogo effettuato ieri, dal quale sarebbero scaturite diverse soluzioni. All'interno delle fogne, conclude l'assessore, sono già presenti le trappole per i topi, ma domani mattina partiranno in contemporanea la derattizzazione del verde e la disinfestazione della zanzare. E' questo dunque quanto ha assicurato l'assessore all all'ambiente Silvia Brusciotti per quel che riguarda uh, la derattizzazione delle casette eh, di legno. Restiamo ancora sulla pagina del quotidiano La Provincia per andare a vedere appunto questa notizia di eh, cronaca. Ricorderete appunto che c'era stato questo eh, brutto incidente eh, sabato sera, eh, oggi ci saranno i funerali di Silvio Donnini che ha perso la vita eh, in questo incidente. Ultimo saluto per l'ingegnere informatico morto nell'incidente sull'Aurelia, esegui a Tarquini alle 15 a Santa Lucia, dalle 8 alle 11, camera ardente a Civitavecchia, questo è quanto scrive il quotidiano la provincia. Vediamo il titolo anche nella pagina interna, ultimo saluto a Silvio Donnini, questo il titolo, Tarquini ai funerali oggi alle 15 nella chiesa di Santa Lucia Filippini, stamane dalle 8 alle 11 invece la camera ardente alla San Paolo di Civitavecchia. Messaggio di cordoglio sugli amici di Facebook, intanto eh, spunta un testimone dell'incidente, questo è quanto rivela appunto, per quel che riguarda la dinamica dell'incidente eh, il quotidiano, eh, quotidiano La Provincia. Eh, parliamo di un altro incidente, questa volta però per fortuna simulato, o meglio, una epidemia simulata così come scrive la provincia, simulata epidemia a bordo di una nave, questo è il titolo. Ieri c'è stata appunto l'esercitazione al porto. Questo è quanto scrive il quotidiano, il quotidiano la provincia. Epidemia a bordo, ma è solo per finta. Questo è il titolo. Esercitazione nazionale Interforza ieri mattina in porto alla Banchina 21. Il soccorso di una nave di migranti con malattie infettive. Questo eh, è ancora eh, un altro titolo appunto, sulla pagina del quotidiano, eh, del quotidiano il, mh, La Provincia. Troviamo questa notizia naturalmente anche sulla pagina del quotidiano eh, Il Messaggero. Migranti malati, ma per finta. Questo appunto il eh, titolo un momento dell'emergenza migranti simulata ieri in porto con grande spiegamento eh, di forze e eh, c'è stata appunto questa esercitazione per questa emergenza eh, simulata al eh, al porto di eh, Civitavecchia. Vediamo il titolo anche eh, su un altro argomento sempre sulla pagina del Messaggero, perché dopo l'uliveto si rifà il look anche il parco Spigarelli questo il restyling che eh, verrà Eseguito dall'amministrazione uh, dall uh, comunale. Torniamo invece sulla pagina del quotidiano, uh, del quotidiano La Provincia per parlare uh, di um, Notte Bianca uh, perché la Notte Bianca, uh, per la Notte Bianca c'è stata. Molta delusione in città. Questo il titolo del quotidiano La provincia. Spettacoli finiti troppo presto, ti dai replica e dice: Le strade erano affollate. Eh, vediamo il titolo anche nella pagina eh, interna: I Civitavecchiesi bocciano la notte bianca. questo. Il titolo della provincia, commenti negativi su Facebook, eh, pochi spettacoli e di breve durata, Tidei non è d'accordo e dice c'era tanta gente per strada. Eh, andiamo oh, a vedere però nel dettaglio appunto che cosa hanno pensato oh, i eh, Civitavecchiesi eh, su questa eh, notte bianca ehm, che c'è stata appunto venerdì eh, notte e che a quanto pare non è piaciuta molto ai eh, Civitavecchiesi. Possiamo andare a vedere il servizio. La notte in bianco o peggio ancora la notte degli zombie, così il popolo di Facebook ha definito la notte bianca andata in scena sabato a Civitavecchia. Commenti drastici quelli dei Civitavecchiesi per un evento che mai come quest'anno è stato così poco pubblicizzato dall'amministrazione comunale. Volendo minimizzare gli sfoghi al vetriolo dei Civitavecchiesi, più che notte si potrebbe definire serata bianca, visto che i pochi intrattenimenti, peraltro dedicati soprattutto ai più piccoli, si sono concentrati tra le 20 e le 21. Insomma, chi si è riversato per le vie del centro a notte fonda, confidando di fare l'alba per le vie del centro, è rimasto a bocca asciutta. Delusi Civitavecchiesi, ma anche tanti giovani venuti dai paesi del comprensorio in cerca di un intrattenimento che non si è trovato. Fatta eccezione per incontri in Jazz la manifestazione musicale che si è tenuta alla Cittadella della Musica e che ha registrato il tutto esaurito per l'intera durata del concerto, per gli spettacoli che si sono alternati sul palco di Corso Centocelle, dove si è esibita la cantante Erika Spargoli. Che è accompagnata dalla banda Puccini e le compagnie teatrali Palcoscenico e Vicolo Cecov, che hanno anche loro divertito con sketch esileranti, ed infine per i complessi che hanno allietato Piazza Fratti. Il resto ha lasciato davvero a desiderare, e già le 22 via Trieste e Piazza Calamatta erano immerse nel quasi totale silenzio. Nessuna dimostrazione pratica di artigianato locale a Piazza Leandra, dove erano ospitate una decina di bancarelle, mentre a farla da padrone a Corso Marconi sono state le porte chiuse dei negozi. Una decisione presa dai commercianti e messa nero su bianco da su appositi cartelli sulle vetrine per il mancato coinvolgimento da parte del Pincio. Le attività aperte si contavano sulla punta delle dita e solo per il coraggio dei titolari che hanno ammesso di aver appreso della notte bianca solo dalla stampa. Insomma, gli unici a definire quella di sabato una notte magica e piena di sorprese sono stati il sindaco Pietro Tidei e la delegata al turismo Annalisa Tomassini. Questo dunque quanto successo per quel che riguarda la Notte Bianca, che come avete visto insomma, non è che sia piaciuta effettivamente molto ai civili da che ne dica il sindaco Pietro Tidei, ma insomma, i commenti che si sono letti e che si sono sentiti certamente non erano entusiasti. Vediamo il titolo eh, invece sempre sul guardiano della provincia su uh, un, uh, una notizia che riguarda il comprensorio, ovvero la clinica Bello Sguardo dove protestano i dipendenti che sono senza stipendio ed hanno annunciato appunto, lo stato di agitazione. Vediamo il titolo anche in questa uh, pagina, nella pagina interna. A bello sguardo, oh, dipendenti in stato di agitazione, questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia a causa del mancato pagamento dello stipendio di luglio appunto questo è il titolo del, eh, della provincia. Siamo alla pagina dello sport, andiamo a vedere appunto quelli che sono i titoli dei due quotidiani locali per quel che riguarda lo sport. Naturalmente il calcio la fa eh, da padrone, possiamo andare a vedere infatti il titolo per quel che riguarda la provincia sul Civitavecchia Calcio eh, che appunto vince 1-0 all'esordio e Mister Castagnari molto soddisfatto. Dice tre punti che valgono oro. Eh, un quello sul Civitavecchia Calcio che troviamo anche sulla pagina del quotidiano ehm, Il Messaggero. Eh, Nerazzurri, ora l'obiettivo è azzerare la penalizzazione questo è quanto scrive il quotidiano il messaggero, il successo sul Fergene ha portato grande entusiasmo nell'ambiente, Castagnari dice è stata la vittoria della grinta, dell'orgoglio e della eh, fortuna eh, ma eh, andiamo a sentire le interviste che hanno realizzato appunto i, eh, i nostri eh, colleghi della pagina dello sport, proprio al termine della gara vinta dal Civitavecchia per 1-0 domenica scorsa Corsa al fattore, vediamo. Molte volte i valori all'inizio non si capiscono bene le squadre che affronti. Io dico che il Fregene è un'ottima squadra, una squadra da medio-alta classifica, una squadra che ha un allenatore e un lavoro già di un anno dietro, non dimentichiamo che questa è la squadra che ha perso gli ultimi minuti dell'altro anno e l'accesso alla serie D, una squadra già praticamente con molti elementi già che hanno lavorato all'interno del Fregene, una società sana, una società importante, farà di tutto per fare un campionato importante, sicuramente loro meglio inizialmente eh, in cui noi un pochettino nervosi abbiamo sempre cercato palle lunghe, cosa che non dovevamo fare, è normale il la seconda frazione di gara del primo tempo abbiamo meritato un qualcosa in più, magari il vantaggio, magari due, le due traverse, un rigore che era abbastanza palese da fischiare, però poi il secondo tempo le squadre sono allungate visto il momento fisico di tutte, di tutte le squadre, ecco, siamo a 15 settembre, normale che segna chi segna prima molte volte vince in questo periodo dell'anno, l'ha fatto il Cidavecchia e dico sempre che il calcio d'agosto è finito, noi veniamo da tanta amarezze, da tante sofferenze, soprattutto eh, cioè, con questa vittoria speriamo di, di aver conquistato tanta fiducia da tante persone che magari... Piano piano stanno credendo in noi e lo dedichiamo a loro. Il nostro obiettivo è portare sempre più persone allo stadio a attivare questi ragazzi. Cristian, è un giocatore importante per una piazza importante. Ti aspettavi un debutto con un gol e tre punti pesantissimi contro una squadra comunque molto quadrata come il Fregene. Beh, eh, il debutto con il gol lo speravo, sicuramente, non me l'aspettavo, sapevo che avrei dato tutto come ogni, ogni mio compagno e solo lavorando così ci si può togliere grandi soddisfazioni. Abbiamo lavorato in settimana molto bene e oggi abbiamo raccolto i risultati. Dall'alto della tua esperienza cosa pensi che manca a questa squadra per, per poter diciamo, entrare in una sorta di tranquillità, anche per giocare più tranquilla, più disinvolta nella categoria? Beh, penso manchi solo un po' di tempo, di pazienza nel formare un gruppo vincente. Io sono arrivato da 4 giorni, 5 giorni, a volte oggi nemmeno ricordavo alcuni nomi, e quindi penso che sia, sia questione solo di tempo. E, lavorando bene, come, come ci fa a lavorare il mister, penso che col tempo diventeremo, riusciremo a perfezionare un po' tutto. La vittoria del gruppo, quindi la tua dedica personale per eh, diciamo, il timbro che hai messo su questa vittoria dedicata al gruppo. Sì, la sì, vittoria del gruppo, si vince sempre insieme e si, e si perde insieme. Abbiamo vinto perché in fase difensiva siamo stati bravi a non prendere gol e abbiamo vinto perché in fase offensiva siamo riusciti a far gol una logica veramente eh, che non fa una piega perché di solito il calcio in effetti funziona così chi fa gol vince chi non lo prende anche vabbè andiamo avanti andiamo a vedere appunto quelli che sono i titoli del, mm, del, del sport ancora sul calcio il calcio la promozione partono in quarta tolfa e santa marinella questo il titolo per quel che riguarda appunto la pagina della uh, provincia uh, troviamo poi anche una notizia di uh, Pallanuoto, il campionato di Serie A 2 perché inizia domani la preparazione della SNC. Vediamo invece il, uh, il titolo sulla pallanuoto, anche uh, lo troviamo sulla pagina del quotidiano Il Messaggero, eccolo qua infatti con uh, la pace fatta tra SNC e Visciola e resta anche Simeoni, questo appunto qua quanto scrive il quotidiano, ehm, il quotidiano Il Messaggero. Vediamo eh, invece l'ultimo titolo di sport sulla pagina del Messaggero, dopo che abbiamo visto anche quello di calcio. Naturalmente si parla di windsurf con Cambo, eh, Camboni che si laurea campione italiano. Questo è quanto scrive Il Messaggero. Con questo noi chiudiamo anche la prima parte della nostra rassegna stampa, dedicata come avete visto ai giornali. Nella seconda vedremo invece che cosa ci propongono i quotidiani i telematici, subito dopo la pubblicità. Restate No